Um, well it's a great opportunity it's a great opportunity to rethink and uh, reassess where we are è una grande opportunità una grande opportunità per ripensare e uh, fare una nuova stima. Diciamo di dove siamo in in questo momento. And to develop a vision of where we would like to go to. E per sviluppare una visione di dove vorremmo andare. And e anche per definire come vogliamo arrivarci. E come vogliamo coinvolgere la nostra cittadinanza. Sicuramente, come, come è stato detto, una grandissima opportunità. Io direi un'opportunità che nasce da. Un'intuizione importante eh, da parte dell'amministrazione comunale, rispetto alla quale il Partito Democratico di Lecce e il Centro Sinistra si è messo assolutamente a disposizione per dare, come è noto, il proprio contributo. È un'opportunità per il territorio e le opportunità per il territorio e le opportunità per la nostra città sono delle opportunità, ovviamente, bipartisan, non hanno colore politico. E io credo sia stato anche diciamo, improntato un buon lavoro da parte del. Eh, direttore artistico diciamo, di, questo, di questa candidatura e anche da parte del suo staff. E io mi auguro ci possa essere poi un momento anche di incontro anche pubblico per diciamo, socializzare questo buon lavoro che è stato cantivizzato e ove possibile diciamo, migliorarlo con un'integrazione diciamo, di proposte. I think if you look at the record of what we've been doing since may se guardiamo a quello che abbiamo fatto, diciamo, eh, a partire da maggio dell'anno scorso, We a of and to with the of the abbiamo cominciato, appunto, una serie, avviato una serie di format e di metodologie per comunicare con la popolazione di, di questo territorio. Appunto. And for us is a e, e per noi eh, ogni persona è un cittadino, prima di tutto. It doesn't matter if they belong to or which political party they belong to..: And these curiosity zones and uh, creative urban labs have been our tools to communicate with thousands of people until now. E le zone della e laboratori urbani aperti creativi sono uno strumento che ci ha permesso di comunicare con migliaia di persone nel territorio.

E le otto utopie che, si, che troviamo no, nel, nel beatbook sono, state, sono emerse diciamo, dalla discussione proprio uh, insieme alla cittadinanza. So we share ideas, we share knowledge, we share experience, we share resources, and we share uh, or create a new kind of community, sharing community knowledge. Quindi condividiamo idee, risorse. Dire, sì. esperienza, conoscenza, eh, questo è quello che, condivisione, che condividiamo per sviluppare appunto, una visione comune poi, per il territorio. Certo, noi la settimana scorsa abbiamo ovviamente dopo aver letto con molta attenzione il beatbook eh, diciamo con le diverse appunto, utopie, diciamo così chiamate, che sono diciamo, i, le varie diciamo, strade eh, fondamentali no? le direttrici di marcia del lavoro preparato eh, per la candidatura di Lecce Capitale Europea 2019 e abbiamo elaborato grazie a una serie diciamo, di nostri tecnici, amici diciamo, e compagni iscritti e non al PD quindi anche noi abbiamo fatto un lavoro molto partecipato, eh, diciamo coinvolgendo la società civile, e eh, non soltanto iscritti ovviamente a o tecnici per così dire di area e eh, eh, partendo e integrando quello che era il lavoro è proposto eh, dalla, per la candidatura di capitale eh, di Lecce capitale europea eh, 2019 e abbiamo mh, fatto già appunto le nostre proposte mettendone su e socializzando ovviamente con, con la stampa. L'auspicio è quello adesso di fare un incontro, appunto con e questo è un invito ovviamente che faccio ad Aaron Berger e a tutto lo staff che ha collaborato con lui per cercare appunto di confrontarci su alcune questioni di merito che volendo potremmo anche diciamo, trattare diciamo così, in maniera ovviamente eh, sommaria e generale in questa sede e per cercare eh, appunto di eh, perfezionare alcune cose e a Altre magari, diciamo, di migliorarle o altre ancora che non sono state magari evidenziate e auspichiamo anche un accoglimento di qualche nostra proposta. Grazie per l'invito. Trovo il, che il processo sia un po' strano, diciamo, no? un po' bizzarro. Uh, for me that we meet today here. E il fatto che ci incontriamo no? oggi qui, no? Our door has been open since May. Perché eh, le nostre porte sono state aperte da, è da maggio che sono aperte. E um, uh, uh, ho spiegato il bidbook a Carlo Salvemini a settembre, eh, dopo che l'abbiamo consegnato al Ministero.

E un'altra mia domanda è perché facciamo le cose in modo parallelo, no? Perché fare le cose in modo parallelo? E perché non usare i strumenti che abbiamo inventato, i laboratori urbani e le zone di curiosità, per portare l'input che vi accorgerà molto e le persone con le quali siete associati? E perché non usare invece magari gli strumenti che abbiamo creato, no? come eh, i laboratori urbani e le zone della curiosità, per uh, uh, mettere a disposizione queste idee diciamo, del, uh, del vostro gruppo e delle persone che sono associate a lei all'interno di questo processo? So as, as Quindi, per me, siccome una cosa molto importante è stata proprio creare la fiducia no? nella popolazione.

for us to believe that it's not politically motivated. Eh, diciamo questo è un, un punto che, eh, che mi spinge a, a dire questo appunto, che per me è importante che per creare la fiducia che ci deve essere eh, tra di noi eh, è importante che nelle prossime settimane effettivamente eh, lavoriamo insieme per capire che non si tratta solo diciamo di una mossa politica, ma che si tratta di una vera intenzione invece di creare qualcosa insieme e lavorare insieme. Because you would have been also welcome already in the first round perché sare saresti sare sareste sta uh, stati benvenuti comunque già siete già stati benvenuti nel nella prima fase Ma nella prima, nella prima fase però mh, voi sostenevate Taranto. So it was very confusing for me to read Carlo Salvemini's writing that we should give up our bid for Taranto, which I find quite strange from a representative of, the city of Lecce. E, uh per esempio, eh, per me è stato molto strano diciamo, sentire che, per esempio, Carlo Salvemini diceva che dovreste eh, abbandonare la candidatura per invece sostenere Taranto, è una cosa strana eh, provenendo da una persona che è all'interno della eh, fa parte del, del, di Lecce. Ma tu sempre molto tutti possono join our train quando vogliono. Ma siete comunque sempre benvenuti perché ognuno può diciamo, salire su questo treno quando desidera sono già molte opportunità che, sono, che, che vi siete persi. Io intanto devo fare diciamo, una precisazione d'obbligo perché Carlo Salvemini è ovviamente un componente autorevole, un esponente autorevole del centro-sinistra leccese ma è il capogruppo di Lecce Bene Comune che è, è diciamo, un movimento o, diciamo, che fa parte e nel centro-sinistra ma è distinto dal Partito Democratico. Quindi quando si parlano di posizioni personali o politiche eh, di Carlo Salvemini. Salvemini, rispetto ad un privilegiare la candidatura di Tavanto eh, come capitale europea della cultura rispetto a Lecce, stiamo parlando di una posizione che evidentemente non è una posizione del Partito Democratico, è una posizione rispettabilissima, condivisibile o meno, di Carlo Salvemini, capogruppo di Lecce e Bene Comune. Quindi diciamo, sono eh, delle, delle, mh, po', diciamo, delle posizioni eh, eh, ben, ben diverse e ben distinte. Non c'è stata nessuna No, 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 non c'è stata, no, no, non c'è stata nessuna, no, siccome il punto è chi ha candidato o chi ha avallato la candidatura di un'altra città rispetto a lei c'è bene insomma che diciamo, si dica che del Partito Democratico non c'è stato nessuno né il precedente segretario che era Andrea Embriani perché eh, il direttore ha fatto riferimento al mese di maggio eh, del 2013 e il mese di maggio 2013 io, diciamo, non, ero, non ero segretario per cui diciamo, non c'è stata né una uh, diciamo, dichiarazione di, del precedente. Il precedente segretario Andrea Imbriani a favore eh, diciamo, di un'altra città rispetto a Lecce né di altri esponenti, consiglieri comunali o non del PD Leccesa. Quindi, questa è una distinzione, innanzitutto, che va fatta. Poi, rispetto al percorso comune, qui si tratta di. E diciamo voler socializzare delle proposte che ognuno, eh, come devo dire, manifesta nel modo che vi tiene, che vi tiene più opportuno. E la comunicazione alla stampa, il partecipare alla stampa, diciamo, un proprio diciamo, progetto, una propria idea che non è, come diceva lei, appunto in contrasto, qui non c'è un'opposizione disfattista, c'è un'opposizione estremamente costruttiva, in questo caso il Partito Democratico Leccese, che è ha fatto e proprio e ha valutato ciò che di buono c'è nel bid book, appunto l'ho detto e lo ripeto: proposto dall'amministrazione che ha supportato la candidatura di Lecce Capitale Europea eh, 2019, Capitale Europea della Cultura 2019 e ha però dei propri contributi diciamo, affinché non diciamo, ci sia una sorta diciamo, di, pensiero, di, diciamo, di pensiero unico. No? Rispetto a questo, poi i percorsi: mh, non è un problema di percorso giusto o percorso sbagliato, se si vuole. Arrivare ad integrare e migliorare un lavoro che noi già riteniamo di per sé assolutamente valido. In questo spirito bipartisan di un'opposizione assolutamente costruttiva e tutt'altro che diciamo, disfattista, diciamo, il modo, come è stato anche diciamo, detto, lo si trova e lo si trova insieme. Poi non è un problema di tempi, o un problema di contenitori, o un problema di forme, o un problema di eh, modus di veicolare questo o quel progetto, questo o quell'idea. Punto, il punto è di voler fare diciamo, eh, un percorso comune, un percorso insieme e il PD c'è ed è assolutamente disponibile su questo. Un, un momento di confronto nel merito. Noi posso fare diciamo, delle osservazioni ma andiamo poi diciamo, su questioni eh, specifiche tecniche, per esempio abbiamo rilevato come eh, rispetto al eh, progetto delle marine San Cataldo, il Molo di Adriano e tutto quel discorso diciamo, portuale che era stato tra l'altro da parte dell'amministrazione un progetto più volte lanciato no, di creare un polo importante turistico eccetera a nostro avviso per esempio è un po' trascurato nel bitbook e potrebbe trovare invece anche per una eh, commissione con tutto il ragionamento che si fa di valorizzazione delle marine reccese e quant'altro potrebbe trovare un momento di particolare eh, diciamo no di particolare eh, crescita e per anche sviluppare una vocazione che è tutta reccese anche diciamo di collegamento tra la terra e il mare ma sto dicendo giusto la prima cosa che mi viene in mente poi abbiamo fatto credo un lavoro articolato di una quindicina di pagine dove ci sono diciamo, diversi punti che a nostro avviso sono oggetto di confronto poi non è detto che eh, debbano essere diciamo, accolti o che eh, debbano essere accolti al posto di qualcos'altro secondo noi può essere un momento nel quale può nascere eh, qualcosa di costruttivo per la città di Lecce per la candidatura della città di Lecce uh, I, I think I mean, many of the things that he's mentioning in the big book sì, molte delle cose infatti che, che ha menzionato sono già nel beatbook, dicevo. And the first beatbook is not going to be the second bit book. E il primo, infatti, il primo beatbook non sarà il secondo beatbook. The reason for the first bit book was to get us into the second round. La, la, il motivo d'essere, diciamo, del primo del primo beatbook era passare eh, la preselezione.

e naturalmente come è, com è scritto anche nel bitbook uh, i progetti che sono presenti nel primo bitbook sono soltanto una parte, una piccola parte certo. di, tutto okay. di tutte le idee che sono emerse dalla cittadinanza anche perché appunto uh, eravamo limitati dal numero di pagine, pagine. c'erano okay. delle, delle linee guida molto severe per cui non si poteva superare un certo numero di pagine e anche non dobbiamo dimenticare che siamo in una competizione Inoltre non dobbiamo mai dimenticare che siamo in una competizione, in una gara. Ah, certo. So anche tenere have buone idee, have to keep some good, ideas. Some good ideas in to so, okay, surprise okay, eh, non solo, è anche che dobbiamo diciamo, uh, parte delle scelte di cosa mettere nel primo beatbook o cosa non mettere, sta, eh, sono state fatte anche per mantenere un po' diciamo, di, mh, di Suspanso, sorprese di esatto, per okay. esse, la, la Ma non è una critica la nostra, inizante assolutamente. Inizante. Cioè oh è, okay. un, uh, è un uh, no diciamo, no. ragionamento assolutamente diciamo, propositivo e di, e di confronto al di là dei tempi che. Giustamente, magari I mean, I potevano think, essere diverse. I think anybody that knows us knows that we can live with criticism very well. Sì, sì, ma infatti diciamo, tutti quelli che ci conoscono sanno che ehm, non abbiamo problemi con le critiche, anzi. No, ma noi ti fiamo, <laughs> no, cioè if la cosa if if importante <laughs> è che noi ti fiamo tutti lecce, cioè questo mm -hmm. è la cosa, il messaggio che deve passare. Cioè the important thing is that we are all, you know, we are all for lecce, so that's the important message for to us. Yes, but it's also very important that you use the tools that are there. We can meet and we can talk about their proposals, like we do with many other people, but it's also important that they bring their proposals into the public forum. Sì, è importante che cioè, eh, possiamo incontrarci sicuramente, possiamo discutere delle proposte, ma al tempo stesso è anche importante eh, partecipare pubblico, in modo okay. che, queste, che, che tutte le persone che fanno parte del PD o che sono associate al PD portino le loro idee anche in questi, in questi momenti okay. di, di confronto pubblico che Public esistono Perché okay, okay. because, because I think che um, what I found a bit about your proposal and the way that it was proposed to us perché penso, mh, cioè quello che ho trovato no, nelle proposte che, che ho letto e anche nella modalità di proposta... Cioè ho trovato una, diciamo, un modo eh, che rispecchia la, la modalità di confronto che era, è, è sempre stata presente qui e non è, 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 questa è diversa rispetto alla modalità di lavoro che, che abbiamo noi. because i can make, uh, I've, I've done it before in big projects, i can make a lot of very quick decisions what to put in the bid book. Oh but for me also it's a learning process to do something different here and to let the ideas for the bid book, the bid book is writing itself through the daily process that we make with the citizens of this territory. Ma eh, anche per me questo è, diciamo, è un, un processo di apprendimento, una cosa che sto imparando qui, cioè scrivere il beatbook più che prendere delle decisioni è, um, consiste anche in come viene scritto il il, il beatbook si scrive da solo all'interno di questo processo di, sc di, di autoscrittura, diciamo, insieme comunque alla cittadinanza. Yeah, and as the next beatbook is due July 21st. Siccome il prossimo beatbook lo dobbiamo consegnare il 21 di luglio. We are now reaching the stage, if you, if you think of a funnel, How do you say a funnel? Beh, uh, in buto, un percorso in yeah, buto. Many imbuto. of the okay, ideas okay. now have to go through the funnel okay. to create the essence of the beatbook. Adesso stiamo proprio eh, diciamo in quella fase in cui le molte idee che, che possono entrare a far parte del, del beatbook stanno entrando in questa sorta di imbuto e c'è una selezione per cui l'essenza, la cosa più importante, poi andrà a far parte di questo secondo beatbook. Okay.